è davanti a noi. Muoviamoci, shiftati! Mi ha dato blindness! Allora, ragazzi, mi vorrei avvicinare. Mi ha dato adesso blindness. Allora, ragazzi, ve lo ricordate il video della prigione di SCP-5335? Siamo entrati dentro alla mia famosissima Vanilla, la mia vecchia serie principale che è stata stoppata un bel po' di tempo fa. E volevo farvela vedere. Però volevo controllare se SCP-5335 fosse ancora qua dentro. Però, ragazzi, saluto Matteo, Luigi di Vincenzo e Nick Games. Se volete salutare il mio video, scrivete nei commenti hashtag Minecraftita, essere iscritti al mio canale, attivare la campanellina su tutte quante le notifiche, superare i 2000 mi piace di questo video. Con calma, perché appunto volevo mostrarvi il mio primo mondo di sopravvivenza di un sacco di anni fa. L'avevo fatto vedere anche per esempio 2-3 mesi fa. E ragazzi, un mondo bellissimo. E qua volevo chiedervelo: volete una nuova serie principale che farò molto più avanti? Però ragazzi, nel tempo già ve lo dico, sulla 1.14 fatemelo sapere qua sotto. Mi raccomando ragazzi, se superiamo i 3000 mi piace potrei pensarci. Però ragazzi, guardate che bello questo mondo. C'è un pianeta sospeso, mongolfiere in giro e un sacco di cose bellissime. Però non siamo qui per guardare proprio la Vanilla, perché sì, ve la voglio presentare, fare un bel tour di questo mondo vecchissimo, ma dobbiamo capire se SCP-5335 si è nascosto anche dentro questo mondo, anche dentro questo server, anche dentro tutta quanta questa bellissima zona qua di Minecraft, ragazzi, perché secondo me SCP-5335 potrebbe essere qua dentro, perché in questo Minecraft, ragazzi, ho un po' di mondi, però devo provare, devo testarli magari in compagnia vostra. Devo capire appunto se SCP, il distruttore 5335, si nasconde qua in giro. Cerchiamo di capire, ragazzi, appunto. A me il mondo laghicchia un po'. Sento dei passi in più. Dobbiamo scoprire anche i suoi poteri, ragazzi, perché l'ultima volta abbiamo scoperto che può distruggere tutto quanto che trova in giro. Però vediamo, ragazzi, perché magari ha dei poteri nuovi. Proviamo a muoverci verso il granaio. Magari si può trovare qua nel suo habitat naturale, nell'acqua. No, ragazzi, fermi! Fermi tutti! Ho mosso un piede verso di qua e la terra si è trasformata in netherrack! Però là no. Allora, fermi, perché si è trasformata fino a questa zona qui. Oh, non capisco perché se scendiamo di un gradino... Oh no, ok. Allora, la terra si è trasformata in netherrack. Allora, vediamo però soltanto, credo, qua. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a prendere il piccone, perché come vedete, questa terra qui giallina, quella passata con la pala, non si è trasformata. Solo le... Ok. Allora, quindi ha il potere di trasformare questa erba in netherrack. Vuol dire... Perché la netherrack è un materiale infiammabile. E appunto, essendo SCP-5335, lui è il distruttore. Quindi ha trasformato tutta quanta questa terra in materiale infiammabile per magari dar fuoco. Ok, ci stiamo capendo. Allora, fino a qua si ferma. Ok, perfetto. Ha fatto un taglio netto anche alla montagna. Che se non sbaglio, ragazzi, gli attrezzi, i miei attrezzi erano lì dentro. Ok, allora andiamo a raccogliere, per esempio, perché questa mappa qui l'avevo preparata per dei ragazzi che avevano comprato le mie magliette esclusive. Volete delle magliette del canale? Arriveranno anche quelle, lo so, vi piacerebbero. Qua, ragazzi, avevo preparato dei miei oggetti, ok, perfetto. Abbiamo il mio arco, abbiamo la mia spada, abbiamo il piccone, abbiamo tutti quanti i miei attrezzi che sono di una potenza, ragazzi, incredibile. Lo so, ragazzi, vedete anche per esempio questi oggetti. Questo mondo qui ha un po' di mod, perché poi più avanti, quando ho smesso la serie, l'ho voluto portare con delle mod per divertirmi io, perché comunque questo mondo lo porta anche un po' avanti con le costruzioni. Portiamo qua, mettiamo i nostri oggetti, abbiamo anche la nostra bellissima eritra che ha dei suoi nomi particolari. Però continuiamo un attimo nel server, ragazzi. Guardate chi c'è. C'è SCP-5335. Ok, allora, prima di cacciarlo, prima di provare a fare queste cose, voglio capire se lo troviamo magari in giro. Ora, ragazzi, noi siamo armati, abbiamo la nostra bellissima spada che si chiama Nozarashi. È un mio nome perché preferivo, perché è il mio nome del mio anime preferito, Bleach. E ha Sharpness 5, Unbreaking 3, Mending, Fire Aspect, Looting. Ha degli attacchi incredibili. Però dobbiamo capire, ragazzi, più o meno dove possiamo... L'abbiamo trovato? È il distruttore, ragazzi. È davanti a noi, muoviamoci, shiftati! Mi ha dato blindness! Allora, ragazzi, mi vorrei avvicinare. Mi ha dato adesso blindness. Allora, muoviamoci un po' indietro. Voglio capire, quando se ne va blindness, se lo possiamo... No, 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 ragazzi, fermi! Fermi tutti! Era davanti qua a noi! No, no, sono sicuro! L'abbiamo visto... Ancora? Ancora blindness? No, è qua in giro. È qua in giro, perché dopo aver trasformato la netherrack, la terra in netherrack, l'abbiamo visto, ci ha dato blindness! Però lui è conosciuto come il distruttore. Dobbiamo capire un attimo dove si può trovare, ragazzi. Perché...
perché mi sta dando paranoia anche? Ok, paranoia, ragazzi, è un effetto molto strano che non c'è in tutti i giochi di Minecraft. L'effetto di paranoia arriva quando ci sono anche gli SCP in giro. Ok, allora, per ora vedo che sta arrivando anche la notte e non vedo mob in giro, è normale, perché questa zona qui è molto illuminata. No, non era paranoia. Questa è paranoia, ragazzi. Guardiamo gli effetti che abbiamo. Come si fa a vedere? Allora, fermi, perché qua siamo pieni di zeppi. Abbiamo il libro. Abbiamo blindness e ansia adesso. Abbiamo ansia. Prima era l'effetto di ansia. Ora abbiamo avuto anche paranoia e ancora ansia. Cavolo, ragazzi. SCP-5335. Andiamo a controllare se la situazione in casa è tranquilla. Ma io volevo comunque farvi vedere il mondo. Ora abbiamo anche poison. Dobbiamo anche andare a raccogliere del cibo. Allora, vediamo. Perché a sto punto, ragazzi, se provasse a togliere anche la mod dell'SCP, lui comunque è rimasto dentro a questa mod. Ora abbiamo Wither. Abbiamo un effetto di Wither 3. Ok, meno male che abbiamo saturazione, perché comunque questo mondo qui, dopo che ho smesso la serie, l'ho voluto giocare tranquillo. Quindi mi sono dato un effetto di saturazione, ho voluto comunque fare altre costruzioni. Ragazzi, non so come muovermi. Per adesso la situazione in casa la vedo tutta quanta bella che tranquilla. Fuori è notte, noi comunque tranquillamente ci spostiamo. Perché sì, ragazzi, perché comunque in questo mondo qui, oltre che a vedere se ci fosse qua dentro SCP-5335, volevo farvelo vedere a voi, per farvi vedere magari anche le mie skill a livello vanilla. Sì, poteva piacere appunto la nuova serie. Però ancora blindness 3. Calma, abbiamo anche un po' di slowness. Dobbiamo capire se lo riusciamo a trovare in giro, perché per ora lui non sta distruggendo nulla e sta cosa va un sacco bene. Dobbiamo fermarlo prima che lui provi a distruggere qualcosa che ci sia qua in giro. Allora, fermi. Qua la zona della farm dei maialini è tranquilla. Qua c'è la farm di cavalli. E qua, ragazzi, guardate cosa abbiamo. Abbiamo una farm di polli immensa. Guardate qua come funzionava. La facevo andare in questo modo. Qua si creava una chest infinita dove noi scendavamo e... Fermi, fermi, fermi. Volevo farvi vedere la farm di polli. Ho sentito un'esplosione, l'avete sentita anche voi per forza, ragazzi. Non riesco a salire, non riesco a salire, cavolo. No, 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 come faccio a salire adesso? Ragazzi, perché non riesco a salire? No, no, non riesco. Allora, facciamo così, scaviamo dei blocchi qua. Scaviamoci dei blocchi al volo e saliamo così, distruggendo un po'. Ho sentito un'esplosione, ragazzi. Fermi, allora, proviamo a salire in questo modo. Lo so, anche voi non vedrete nulla, neanche io sto guardando, sto riuscendo a vedere qualcosa. Però ho sentito un'esplosione. Non riesco a salire. Ok, un'altra esplosione, ragazzi. Ne ho sentita un'altra. Dove? No, 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 qua il granaio. Ok, vedo anche dei ragni. No, 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 ho messo le teneti dietro di me. Via, corriamo. Ok, quindi ha il potere anche di essere invisibile. Per ora non mi ha dato blindness. Ok, vediamo. Vediamo cosa ha fatto saltare in aria, ragazzi. Dovremmo capire se lo riusciamo. Ok, blindness. Vuol dire che è vicino a me. Ok, sto capendo, ragazzi. Quando siamo vicino a SCP-5335, lui ci dà blindness. Ma no, no, eccolo. E ci vuole colpire dietro con la TNT. Proteggiamoci un attimo. Purtroppo io non ho uno scudo in questa serie. Non me lo sono mai fatto. No, 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 no. Distruggiamo la TNT. No, non l'ho attivata. Non riesco a vedere nulla, ragazzi, cavolo. Ma ci starà trollando un pochino. Ok, ci ha fatto un po' di danno. Per ora la nostra armatura è incredibile, ragazzi. Ci sta salvando un pochino il culetto. Calma, scappa, Marco. No, no, ci sono troppe tenenti. Scappa da SCP-5000. Ok, 335 ovviamente. Allora, eccole qua davanti a noi. È invisibile. Lo vedo che sta pezzando la TNT. Ok, calma, lo vedo, lo vedo. Però qua c'è anche un ragno ed è notte. Facciamolo fuori. Venga qua, signor ragno. Via. Ragazzi, è fortissimo. Ok, distruggiamo la TNT. Distruggiamola al volo, ragazzi. No, la piazzata. Ok, dobbiamo muoverci, ragazzi, perché io non capisco. Dovrei chiedere una mano a qualcuno per disattivare il server. Fermi, fermi, fermi. No, 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 no. Non capisco nulla, ragazzi. Meno male davvero che la nostra armatura è talmente OP che non ci può fare nulla. Ok, sembra che la situazione sia calmata. Ci ha dato Wither, però blindness abbiamo per 1 minuto e 30. Ok, allora sta provando a dar fuoco. Ho sentito un rumore di flint and steel anche. Dove mi muovo, ragazzi? Perché... mi sta dando anche fuoco. Fermi, 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 fermi. Allora, ragazzi, non sto capendo come muovermi. Perché no, un'altra TNT con effetto di Wither. Meno male che abbiamo questo effetto qui incredibile di saturazione. Non vedo niente. Non vedo nulla, ragazzi. Ok, allora, muoviamoci verso casa. Secondo me dovrei avere dei secchi di latte e la casa dovrebbe essere in quell'angolo di là, per bere del latte e per stare un po' più tranquillo. Non so dove sono finito, ragazzi. Ok, questa qua mi sembra che sia la mia montagna. Questa qua, sto seguendo a memoria un attimino. Ah, c'è una TNT davanti a me ferma in mano. Dovrebbe essere lui. Ok, è lui. No, cosa ha creato? Una palla di TNT immensa. Allora, ragazzi, fermi.
quando mi sbaglierà l'effetto di blindness, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Speriamo che non si attivi nulla in questo momento. Fermi tutti per 20 secondi. Dobbiamo capire cosa aver raccolto anche. Allora, quanto abbiamo ancora? Non abbiamo più effetti di blindness? What? Ok, non c'è più effetto di blindness, con calma. Ok, aveva creato una palla di TNT. Allora ragazzi, fermi tutti un attimo. Quindi si chiama SCP... Eccolo qua davanti a noi. Allora, non si attiva questa TNT, è un disastro. Scappiamo un attimo, perché io in questo momento potrei cacciarlo via dal server direttamente utilizzando la piattaforma che utilizziamo per aprire e chiudere i server. Allora, muoviamoci noi ragazzi, facciamo tutto quanto insieme a voi. Quindi per cacciarlo dovremmo fare kick SCP 5... No, no, cavolo ragazzi. No! No, 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 cosa è successo? You are banned from this server! Allora, fermi, perché sempre con questa piattaforma qui, noi tecnicamente riusciamo a praticamente sbannarci, quindi dovremmo fare pardon demark trattino basso. Vediamo se riusciamo a farlo, ok. Mandiamo il comando, ma non me la fa fare, ragazzi, non me la fa fare. Allora, facciamo così. Ok, sono stato pardonato e ora potrei rientrare nel server tecnicamente. Ok, vediamo, login in. Ok, ragazzi, tutto quanto in live abbiamo fatto. Una palla di TNT, no. Ma io non riesco neanche a vederlo. Allora, continuiamo a correre, ragazzi. Facciamo finta di correre. Ok, c'è stata un'esplosione immensa. Sta distruggendo tutta quanta la mia vanilla, ragazzi. Calma, facciamo così. Chiudiamo qua. Vediamo. Kick SCP 5300. Non riusciamo a farlo, ragazzi. Siamo appena morti. Però, vediamo. Ok. Dovrei averlo kickato, ragazzi, forse. No, mi ha bannato ancora, probabilmente. Sono stato bannato ancora. Ok, io sono stato bannato. Però a questo punto potrei fare ban. Così. L'SCP. Dovremmo averlo bannato. Refresciamo. Ok, ragazzi, non c'è più nessun player dentro. Non c'è più nessuno. Sono stato bannato anch'io, ovviamente. Beh, ovvio, ragazzi. Quindi dovremmo tecnicamente pardonarci e rientrare nel server. Quindi proviamo a vedere se si può fare questa cosa. Vediamo se ce la facciamo, perché sono una serie di comandi difficili, ragazzi. Vediamo. Tecnicamente siamo ripardonati, umbannati si dice. Siamo morti con tutto quanto questo score. Senza, però avete visto, ragazzi, c'era scritto you died senza il nome. È stato qualcosa di incredibile, ragazzi, questo video, perché abbiamo scoperto e abbiamo bannato comunque l'SCP da questo mondo. Abbiamo scoperto quindi che il distruttore è in giro, sta provando ad entrare in tutti i miei mondi e li vuole distruggere. Dovremmo trovare quindi un modo per distruggere definitivamente. Come potremmo fare? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, oltre all'hashtag Minecraft Titan. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Da Marco è tutto. Dovremmo scoprire un modo per cacciarlo. Ciao a tutti.